Grazie Presidente. Ancora una volta siamo qui a commemorare le vittime di una strage sul lavoro. Ieri, intorno alle 15, nel mio territorio, nell'Appennino bolognese, sul lago di Suviana, si è verificata l'esplosione di una centrale idroelettrica di Bargi. Sappiamo che l'esplosione è avvenuta al piano interrato meno 8 della centrale, che sorge quasi interamente sotto il livello del lago. All'esplosione è seguito l'incendio e l'inondazione del piano inferiore, il meno 9. Diversi operai, almeno 15, si trovavano al lavoro in quei momenti, a 40 metri sottoterra, e per loro la centrale si è trasformata in pochi istanti in una spaventosa trappola mortale. Tre sono le vittime accertate: Mario Pisano, 73 anni, Vincenzo Franchina, 36 anni, e Pavel Petronel Tanase, 45 anni. Cinque i feriti gravi, quattro i dispersi. Nei prossimi giorni capiremo bene cosa è successo nella centrale idroelettrica di Suviana e verranno accertate le responsabilità, ma un elemento è già emerso e non possiamo non prenderne atto. Gran parte di chi lavorava nella centrale era assunto da ditte appaltatrici. Questo sistema degli appalti non è più un elemento straordinario, ma è diventato strutturale. E come da tempo denunciamo, consente alle aziende di risparmiare. E come? Risparmiare sulla pelle di chi lavora. Ogni giorno, secondo i dati dell'INAIL, si registrano tre morti sul lavoro. Ogni giorno tre lavoratrici e tre lavoratori escono di casa per andare a guadagnare di che vivere e non fanno più ritorno in quel lavoro che dovrebbe essere luogo di sicurezza, di rispetto e di dignità, e non certo luogo di morte. E gran parte, appunto, delle lavoratrici e dei lavoratori lavoravano e lavorano in appalto. Oggi è il giorno del dolore. Oggi ci stringiamo ai lavoratori e alle famiglie devastate da questa tragedia, a cui mando un grande commosso abbraccio. Ma questo dolore, questa rabbia, da domani devono diventare azioni per ottenere un cambiamento reale e per un miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici e della loro sicurezza, per cui non si fa mai abbastanza. Ringrazio, ci tengo a ringraziare sentitamente i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, la protezione civile e tutti i soccorritori che stanno operando in condizioni difficilissime e anche rischiose per salvare delle vite. I miei, i nostri pensieri sono tutti con loro e con la mia terra, l'Emilia-Romagna, nuovamente ferita da una tragedia tremenda. Grazie.